Il dentista aquilano Dante Vecchioni, scomparso nel sisma del 2009, rivive nel centro di formazione per medici odontoiatri, inaugurato questa mattina in sua memoria dall'Ordine Provinciale dei Medici. Sì, oggi inauguriamo il centro per i medici, per l'aggiornamento continuo dei medici, dedicato al dottor Dante Vecchione, scomparso nel sisma del 2009. Questo centro è stato voluto da tutti i medici d'Italia, abbiamo raccolto dei fondi tramite la nostra federazione, abbiamo acquistato questa sede che fortunatamente è sotto il nostro ordine e verrà utilizzata continuamente per poter far aggiornare i nostri medici della provincia, i quali sicuramente, mi vanto di dire, sono tra i migliori d'Italia e avremo modo di mantenerli sempre ad altissimo livello. A corredo dell'inaugurazione del centro è stato presentato anche il libro dell'ingegnere Maurilio Di Gian Gregorio, in ricordo di tutti i medici scomparsi nel 1915, a seguito del terremoto che colpì la Marsica. Chiaramente ricordiamo il dottor Vecchioni, però non dimentichiamo che sono 100 anni dal terremoto di Avezzano. Nel terremoto di Avezzano perirono ben 17 medici e noi quindi vogliamo ricordare anche questi 17 medici. È stato scritto un volume, verrà presentato oggi, da parte dell'ingegner Maurilio Di Gian Gregorio, il quale ricorda tutto ciò che è avvenuto in quel periodo, i medici che sono periti, ma anche il lavoro importante dei medici sopravvissuti per salvare la popolazione di Avezzano e non per niente di tutti i comuni d'intorno.